Donzelli a Pescara per festeggiare i primi 10 anni del Partito Fratelli d'Italia, creando un confronto tra governi nazionali e regionali e circa l'autonomia delle regioni si esprime favorevolmente, sottolineando le opportunità per il territorio del centro-sud e anche per l'Abruzzo. Da Donzelli infine nessun commento sul caso Cospito, una questione che nei giorni scorsi lo ha visto protagonista dopo un intervento alla Camera dei Deputati che ha fatto molto discutere. Numerose le vicende nazionali, ma siamo qui per appunto festeggiare questi primi 10 anni Fratelli d'Italia. Quindi obiettivi a breve e lungo termine di questo partito? Siamo qui per festeggiare i 10 anni Fratelli d'Italia e i 100 giorni di questo governo. Risultati importanti che fanno capire a tutti quanto il destino ciascuno lo può segnare da solo. Quando è nata Fratelli d'Italia sembrava impossibile che diventasse il primo partito il partito di governo, quando è nato il governo Meloni sembrava impossibile che riuscisse a realizzare tutte le cose che ha già realizzato nei primi 100 giorni. Questo è un messaggio di speranza per tutti gli italiani. Chiunque può arrivare al traguardo che vuole. L'Italia può crescere tutta insieme, questo noi ne siamo consapevoli, e riuscire anche a portare un po' di meritocrazia nelle regioni insieme anche in importanti investimenti infrastrutturali può essere l'occasione per il Sud di iniziare a camminare e a correre davvero sulle proprie gambe. Ne abbiamo 3 di occhi di riguardo, abbiamo il nostro, è una delle prime regioni, anzi la prima regione che abbiamo vinto con l'ottimo governatore Marco Marsilio, è la regione dove ha scelto di candidarsi Giorgia Meloni, quindi è una regione a cui teniamo particolarmente, ma anche perché ne conosciamo tutte le possibilità di sviluppo e la stiamo aiutando a crescere accompagnandola mano per mano in questi anni.